And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your shit bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Buongiorno, buongiorno Panatta, buongiorno Abate, buongiorno, buongiorno Cecinelli. Dalla Bretagna, dalla Fragna. Continuiamo con Adele e Rolling in the Deep. Tiriamo la volata come a Carrie Hilson con Pretty Girl Rock. Ma lei cambia macchina, lei? Che ha detto? No, dicevo, sta cambiando macchina. Perché? No, perché Adele, insomma, no? È uno spot di un'automobile. Lei mi indigna. Non so, forse sono io che alle 9.58 stamattina. Questa canzone qua fa parte di uno spot pubblicitario di una famosa marca automobilistica. 10! Ci odia stamattina. Allora iniziamo così? Ma noi gli vogliamo bene ugualmente. Perché ci guarda così male sempre la mattina? Perché lui è stato per noi, è per noi, quello che al Roche fu per Stan Laurel e Oliver Hardy. E quindi noi gli vogliamo bene anche se lui ci odia e ci disprezza questa mattina. Se scorre, signori, se scorre! Cos'è? 10! Ma gli avete dati senza... non c'è scritto 10 però. Ma l'avete dato senza 10, senza il numero? Morirete per questo. Questa non è male. Ha fatto una figuretta questa cosa. Io dico, vabbè, manco Alberto Sordi nel Vigile, non so, vabbè. Bene, la battuta, su. Vogliamo ricominciare, rimaniamo il video di Adele. Che facciamo che... Ah, ma siamo in diretta purtroppo, quindi non si può fare. Vabbè, ma che è successo ieri, sapete ieri alla Camera? Cosa è successo ieri alla Camera? Che c'è stato Di Pietro che ha inveito il ministro degli esteri Frattini, il quale a un certo punto si è allontanato dalla sala e lui ha detto coniglio, non so. Pavido! Lei non si offende se le dico che inveire non è transitivo, è intransitivo. Inveire nei confronti. Ah, inveire nei confronti. Lei voleva dire ha insultato Frattini. Non è che l'ha insultato, insomma... Sì.
Quasi, adesso onestamente sì. Quasi. Non, ma non so, vogliamo vedere... Abate, lei sa della querelle? Io so, ho lei letto... Lei sa che cos'è una querelle? Sì, certo. Come è scritto, per esempio? È scritto con la F, querelle. Querelle è scritto. Comunque, sì, ho letto che... Qual è il celebre film che aveva nel titolo la parola querelle? È un film di noi omosessuali, Querelle de Brest. Però... Ho letto che qualcuno ha rilevato che Fini non ha... Il regista chi era? Dai, quello con la canottiera traforata. No, il regista no, era, sì. Era l'attore, ma... No, Fassbinder. Ah, aveva la canottiera traforata. C'era sempre una canottiera traforata di quelle di noi omosessuali. Poi ci sono dei ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Cominciamo così? Ragazzi, non so se vi rendete conto, siamo in onda, in diretta, ed è 3 minuti che non abbiamo detto ancora niente. Ma la domanda è, e quindi a questo punto come se ne esce? Ma lei le è piaciuto Di Pietro ieri? Ma l'ho intravisto, sentivo l'audio più che perché tanto di Fini sorrideva, devo dire. Sì, che... Fini credo che abbia dato una risposta ambigua. Ma intanto vediamo il contributo, vediamo. Così poi lo commentiamo, grazie. È un governo che gioca con la pelle degli altri e anche con la vostra e anche con la nostra. Per questo noi chiediamo che il governo assuma almeno una responsabilità, pretenda dagli altri paesi dell'Unione Europea che i flussi migratori siano distribuiti equamente. Vede, ministro degli esteri che è scappato via, secondo coniglio di questo governo. Vedo ministro degli... Onorevole Di Pietro, la prego di usare un linguaggio che sia consono a quest'Aula. E perché chi non rispetta a noi, perché non lo fa rispettare pure a noi? Onorevole Di Pietro, chi prende la parola ha il dovere di usare un linguaggio consono a quest'Aula. E chi esce dall'Aula si assume la responsabilità di quel che fa, ma anch'io. Non sono due comportamenti paragonabili tra di loro. Quindi la prego per l'ennesima volta di usare un linguaggio rispettoso dei colleghi e dell'Aula in cui si trova. Io ritengo, Presidente della Camera, che affermare che un governo che non viene qui col suo Presidente del Consiglio e che il Ministro degli Esteri se ne va mentre parla un rappresentante delle istituzioni è un comportamento da conigli, e lo ribadisco. Onorevole Di Pietro, non è questa l'espressione che la Presidenza le contesta. Proceda. Beh, prendo atto che la pensa con me su questo. Il le coniglio? Dieci... Ci avessi pensato prima. Lo dica a sto punto. No, lo dico che Panatta, bruciando me, e qua ci vuole molto, ma tutti gli autori, Schininà, chi c'è la Jingle Machine? Pennacchioli. Schininà, Pennacchioli, Santoro, Giulia Soi e anche Federica Abinanti ha detto, ma visto che parla del coniglio, dovremmo far vedere come viene cucinato il famoso coniglio nelle 10 cose da non fare in cucina, link che voi non avete visto, legame che non... Grazie, contento di... Ah, qui ormai... No, io devo... pure la rivolta nei confronti sì. Del conduttore? 10! Avete visto, abbiamo rimediato e nel caso voi insistiate... In miniera! No, 10 e mezzo in miniera. Dovevate mettere le 10 cose da non fare in cucina col coniglio, scusate... Non va bene, adesso lo mettiamo, anche ma... se il mio sogno lo sa. Va bene, Como, leghista getta il tricolore in faccia al consigliere del PD. La lite in consiglio comunale per l'assenza della Lega durante la festa dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Vincenzo, mi venga da Tergo, ma con discrezione. Lo dice sempre. Che cosa? No, lo dice sempre. Questa cosa. Qua. Hanno anche scritto che dice sempre a Vincenzo, stia a te, questa cosa ambigua. No, non è ambigua, mi sembra chiarissima. Sì. Non sono pronti alla morte, ma alla lite sì. Protagonisti un assessore e un consigliere nel primo giorno di primavera durante il Consiglio Comunale a Como, mia città natale. 10! Sì, è giusto. Vittorio Mottola, 50 anni, originario di Trento, la Ducenta, Caserta.
esponente del PD, interviene in aula per criticare la Lega Nord per l'assenza durante i festeggiamenti del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Poi tira fuori una bandiera italiana e dopo qualche passo l'appoggia sul banco dell'assessore del leghista Diego Peverelli. Non l'avesse mai fatto. L'assessore leghista si alza in piedi. Io rispetto il suo pensiero, però per favore non mi provochi. Ma il tricolore è già nelle sue mani, io glielo ributto in faccia. Detto, fatto, ma anche visto. Guardiamo. Senza far né polemica né retorica, la voglio consigliare a una persona che è qui presente, se non ci fosse stata l'avrei lasciato sul tavolo della giunta, e dire meditate sul simbolo di questo strumento, perché quando arrivano i nostri militari che oggi stanno salvaguardando la pace in molti paesi mondiali sono avvolti in questo tricolore, e questo tricolore è l'unica cosa che rimane ai famosi eredi, io li dico così, valorosi, che quando si arriva in Italia, nella bara, viene messo questo simbolo, non viene messo nessun altro simbolo. Te la consegno all'assessore Peverelli e così sarà anche una decisione. Io rispetto il suo pensiero, però per cortesia non mi provochi. No, non mi provochi. Io gliela ributto in faccia, va bene? Gliela ributto in faccia, va bene? C'è il gioco l'Italia, eh? Fermini e Calabra. È vero, sembra Luisa Ferida, famosa diva dei telefoni bianchi. A cosa servivano i telefoni bianchi? Erano diversi dai telefoni neri, per dire? Beh, il telefono nero stava nelle case normali, il telefono bianco stava in queste case che avevano un'ambientazione, diciamo, più elegante, quartieri alti, in questo senso erano bianchi. La SIP, si chiamava SIP, si ricorda? Sì. Dava in dotazione i telefoni neri. Sì. Invece pagando si potevano avere anche i telefoni bianchi. E nelle case di quali persone erano? Chi se lo poteva permettere? Il telefono bianco? Sì. Ma siamo ai parioli, diciamo. Sì, quindi... ma ho capito, ma chi lo usava? Lo usava la diva, il gerarca, era un segno di distinzione. Quindi quando? Siamo negli anni 30, 40. Dove? Allora, in via Archimedia, i parioli, esattamente. No, volevo dire una cosa. Sì. La reazione dell'amico leghista, sì, davanti al tricolore è la stessa del vampiro quando arriva la punta di Frassino. Come fa il vampiro quando arriva la punta di Frassino? Come fa? Così. È il vampiro, o forse l'aglio. Forse a parte l'aglio. La punta dei Frassino, no, no, era no. L'aglio. Il vampiro viene ucciso colpendolo nel cuore. Sì, con ma quando, è quando vede l'aglio che fa così. Anche il crocefisso. Sì, vogliamo... No, però siamo partiti, Luisa Ferida. Io non l'ho visto bene. Esattamente come fa? Davanti all'aglio. Se io tirassi fuori... Così. Questo è più cinema espressionista della crisi. Cercasi biondina vista sul metrò, pagina 31 della stampa di Torino, dove si dice che il giornale francese Libération, il cui corrispondente dall'Italia, salutiamo Eric Joseph, una delle rubriche più lette sul giornale cartaceo Libération, soprattutto quando si viaggia in metropolitana, eccetera, è la rubrica degli annunci personali. Lo so che sembra strano nell'era di internet, oggi tra l'altro arriva il nuovo iPad 2, facciamo pubblicità, ma tanto tutti i giornali danno la notizia, con qualche problema l'iPad 2, consultate internet magari prima di comprarlo perché sono state evidenziate alcune piccole smagliature, ma probabilmente già risolte, ma insomma, vedetevela voi, ma nell'era di internet c'è ancora chi fa i messaggi sul giornale. Ed è una rubrica molto letta. Giovedì 20, questo è un messaggio di anonimo, giovedì 20, linea 11, quindi ha visto una ragazza sulla metropolitana, super sbadiglio e dei sorrisi, scesa troppo presto a Goncourt, mio amore, mia felicità, mia principessa, no, ti amo, ti amo, ti amo, a noi e per sempre, firmato S. Jerome, uno sguardo il 10 marzo 2011 a Rubona Parte alle 19:10, l'orizzonte si allarga.
piccolo essere cerca gatto con gli occhiali per bere un panaché, panaché che sarebbe birra gazzosa, tanto per essere chiari, senza nome, il fascino romantico dei annunci su Liberation sopravvive all'era degli incontri online. Ma noi abbiamo giusto appunto un filmato molto romantico, ambientato, diciamo così, anche nel mondo animale, perché anche gli animali provano, come testimoniato da Coral Lawrence e degli altri etologi, dei sentimenti, caro Vincenzo. Perché ha guardato verso Panatta e Abate? Come si dice birra gazzosa in inglese? Eshbaki. Ce l'hanno detto. Bravissimo. Si dice scendi. Come si dice? Scendi. Scendi? Scendi. Scendi. Yes! Noi stiamo praticamente coltivando un popolo di gente che ormai parla solo con i nostri tormentoni. Sì. Questa è una responsabilità morale gravissima. 10:30. 10:30. Lei persista così. Sì, vogliamo vedere per cortesia questa cosa molto sentimentale e romantica. Sturm und Drang avrebbero detto chi? I groenlandesi. Oggi non c'ho voglia, Abate. Andiamo. Groenlandesi. Groenlandia lo dicono. We're going to go now to Charlotte Bellison, Christchurch. Charlotte. Good morning, everybody. Happy Friday to you all. I am here at the showgrounds in Christchurch because they have the National Alpaca Expo on here this weekend. 300 alpacas, I think all the ones you see behind me here, will be judged to take out the supreme champion in alpacas in two different breeds, and we have the two different breeds here. This is the Wakaya breed, and this is the Surrey. And the Wakaya looks a little bit like a sheep. The oh my god. This week to be an offensive. No, we don't need to do it. We don't need to do that. I'm sorry to all the parents out there who have children this watching this. This is just nature. This is good heart-to-heart conversation. It is bullshit. You know, we keep it raw on breakfast. Let's just go tight. I'm just going to finish telling you a little bit of information and then we will move on. So this is the Wakaya. This is the Surrey. It's kind of got the hippie, you know, shaggy look going on. And they will be judged on their frames and their fleece. Of course, they're fleece animals. They're farmed across the country. And there are 15,000 of them across the country. And I'm sorry. We just have to go back to you now. Ne sembra poco? Volevo chiedere a Vincenzo. Vincenzo, che cosa avrà detto un alpaca all'altro? Venga da Tergo con parsimonia. Venga da Tergo con parsimonia. Questa è Ingroppation Satisfaction. Ingroppation Satisfaction. Lei è stato un grande campione, la prego. La grande truffa a nobili... Pennacchiolis si è dopato. La grande truffa a nobili e attori, spariti 170 milioni tra i clienti, anche Sabina Guzzanti e Massimo Ranieri, in carcere i vertici della società EGP. Questa è una notizia che riguarda Roma, ma la truffa, diciamo, a rilievo nazionale. I soldi investiti in paradisi fiscali, non tutti hanno sporto denuncia. Subito dopo la pubblicità vediamo la reazione di Sabina Guzzanti. Andiamo di corsa, abbiamo molte notizie, molti contributi da vedere, però saniamo il vulnus creato nel blocco precedente, perché giustamente Panatta ha detto Di Pietro ha parlato di conigli, facciamo vedere come si fa il coniglio in cucina, grazie. Le 10 cose da non fare in cucina. 10 Dinge die Sie beim Kochen nicht tun sollten. Nee, das ist mehr so weiß, oval und hat eine harte Schale. Weißt du, was das sein könnte? Und dieses Runde mit dem Griff? Theo, es war schön mit dir. Zuerst die Hühnerbrust mit der Marinade einreiben. Hm?
credere quando sì. l'animalista arma due sicari e la viene a trovare sotto casa. Dieci! Ma che mi riferisco alla questione del coniglio. Sono permalosi e poi vengono a sparare pure a noi, a me Perché il coniglio e non il pollo alla fine o il tacchino? Perché appunto il coniglio messo nel per convenzione, perché il coniglio... Poi si sente quel rumore a tutti i tocchi. Tremendo. Vabbè, fate i tedeschi così, il no? coniglio fi- tedeschi, i tedeschi hanno fatto il coniglio Fini leader da circo, titolo del giornale. Di Pietro da Del Codardo a Berlusconi in aula, il presidente della Camera se la ride, domani apre a Milano Fini la campagna elettorale per i suoi, altro che super partes. Vabbè, e completiamo anche, avendo visto il gesto di amore degli animali in quel collegamento con la conduttrice, la collega giornalista molto in imbarazzo, ricordandovi con uno spot che sarebbe opportuno prima del matrimonio, guardate. Non c'è in questo qualcosa di blasfemo, di osceno. Però c'è anche... Allora, siccome sono il responsabile, non posso dissociarmi. Non l'avevo visto, se no vi avrei impedito di mandarlo. Ma no, va bene così. Lei ha fatto una faccia. Sì. Ho visto questa cosa. Ma tremenda, ci sono te credo. Ma ci sono i bambini che ci... Quest'ora no, i bambini. No, poi i bambini sono sempre davanti ai televisori. È meraviglioso. Alle 10 ci sono i bambini davanti al televisore. Alle 2 del pomeriggio ci sono i bambini davanti al televisore. Ma questi bambini, portateli all'asilo, al parco, portateli a giocare a qualche... Ma sempre davanti al televisore stanno, sempre. La sera c'è la fascia protetta, a mezzanotte c'è il bambino davanti al televisore. Ma non dormono mai i bambini? Dormono. Quando? Dormono. Bene, vi ho dato da conto della notizia di questa maxi truffa di questa società che avrebbe gabbato i suoi clienti, che si sarebbero fatti irretire dalla prospettiva di facili guadagni. Mai, lasciateli sotto al materasso, metteteli nei bot, CCT, no? 170 milioni di euro spariti. Tra i truffati ci sarebbe anche Sabina Guzzanti, che ha rilasciato queste dichiarazioni. Allora non mi sono spiegata come presidente di garanzia dovete smettere di fare zadira che non sia con te paletti a 360 gradi. Io sono presidente di garanzia in quota 10, in quota N, medà, non conto un accidente, ma non per questo sono meno vigile a 360 gradi. Ci voglio dei paletti, questi paletti vanno visti con la sensibilità. Io ho studiato tanto in America c'è addirittura una figura professionale che controlla i paletti, che si chiama Apple Watcher. In Italia purtroppo i paletti ognuno li deve vedere con i suoi occhi, ma questi paletti se vuoi vederli si vedono. La libertà finisce dove comincia quella degli altri. Gli altri sono circa 5 miliardi, quindi i paletti, un paletto ciascuno, sono 5 miliardi di paletti che se non li vedi vuol dire che non hai la sensibilità di lavorare in un posto pubblico. In americano il paletto c'è anche una bellissima parola per dirlo, si chiama Guantanamo. In italiano purtroppo si può dire soltanto paletto al di là di tutte le considerazioni ideologiche. Non si può essere troppo espliciti, come se io mi presentavo in video e dicevo: signori e signori, io sono un presidente di garanzia che non conta un accidente, perché un voto contro quattro non conta un tubo, qualsiasi cosa dico la gente se ne straforma. Imitazione chiama imitazione. Fra poco vi voglio far rivedere il contributo, secondo me uno delle tante perle di Max Tortora, perché c'è un motivo che fra poco vi spiego, però per un link laterale, Lucia Annunziata, quella vera, è amica di Massimo D'Alema e Massimo D'Alema è stato spesso caricaturato da Sabina Guzzanti. E oggi c'è una maligna direi, pagina del Fatto Quotidiano su D'Alema, la fase 2 contro il Rais. Fu lui però nel 2009 a portare l'allora
quello che oggi si chiama PD e all'epoca non si chiamava il PD, ah no, nel 2009 ha portato il PD a votare il trattato, ora fa autocritica, chiedo scusa, era una differenza di 10 anni e fra poco capite perché. Cosa diceva nel 2009 D'Alema che oggi, secondo il fatto, starebbe facendo autocritica? Non abbiamo mai considerato il regime interno dei paesi con i quali stipuliamo trattati come una pregiudiziale ad essi. Se così fosse, dovremmo cancellare una montagna di trattati. Quindi in quel momento appoggiava il trattato con la Libia e adesso invece ne prenderebbe la distanza. Ma invece nel 99, sentite cosa diceva D'Alema, credo all'epoca presidente del Consiglio, su come dare un nuovo partito alla sinistra. E in qualche modo sembra annunciare, ma irridendolo alla maniera intelligentemente sarcastica di D'Alema, irridendo alla possibilità che un giorno, parliamo del 99, il nuovo partito della sinistra si chiami Partito Democratico. Sentite cosa abbiamo scovato. Rimettiamo un po' di ambientalismo, perché va di moda. Poi siamo un po' di sinistra, ma come Blair, perché è sufficientemente lontano, diciamo, per lei. Poi siamo anche un po' eredi della tradizione del cattolicesimo democratico. Poi ci mettiamo un po' di giustizialismo che va di moda, abbiamo fatto un nuovo partito. Lo chiamiamo in un modo che non dispiace a nessuno, perché Verdi è duro, sinistra suona male, democratici siamo tutti ed è fatta. E chi può essere contro, diciamo, un prodotto così straordinariamente perfetto? C'è tutto dentro. Auguri. Però io non ci credo. È una cosa scandalosa. Ma andiamo a Max Torto. Mi faccia dire una cosa. A proposito di quale argomento? A proposito di quel vessillo che appariva alle spalle di Massimo Nostro. Sì. Stanno tornando i Verdi. Mm. Questa è una guardi, i Verdi sono già in Parlamento, la Lega sono... No, i Verdi nel senso di Verdi ecologisti. Ah, movimento ecologista. Ecco, per un periodo non li avevamo più visti. Mm. Mo' con quello che è accaduto tragicamente in Giappone, ricompaiono. Volevo rilevare questa, quindi riavremo... Quindi lei tiene all'ambiente? Io tengo all'ambiente, ma i Verdi, devo dire... Ma il movimento ambientalista è stato anche una cosa importante e seria. No, ma volevo dire, lei tiene all'ambiente? Ma certo che tengo. Allora, si eclissi. Vogliamo vedere per cortesia Max Tortora, perché le notizie oggi sui giornali sono anche appunto di Roma, Le Manno, cioè, cose un pochino più relative alla capitale, però visto che un grande emblema della comicità italiana è stato sicuramente Alberto Sordi, mi piace ricordare Alberto Sordi, emblema di Roma e del cinema italiano, anche se Nanni Moretti poi a un certo punto diceva ve lo siete meritati, Alberto Sordi, sì. Ce lo siamo meritati Alberto Sordi. E li vogliamo secondo bene. Carlo De Benedetti Alberto Sordi sarebbe anche al governo adesso sotto le vesti del Presidente del Consiglio, pensate un po'. Bene, così abbiamo sistemato un colpo a destra, a sinistra, un bel cerchio bottismo. Ma vogliamo vedere Max Tortora, è pronto il suo contributo? Sì, vediamolo. Ma questa è un'altra delle diavolerie moderne che mi portano a Salvatore ogni tanto. Questo è un telefono, ma non c'è il filo, Salvatore, come telefono io senza... Non è che... Sarà un cellulare, è un cellulare. Che marca è? Ma per fortuna è pura marca Watson, una marca. Vabbè. Andiamo tranquilli almeno su quello perché. Ah sì, ma cosa vai? Io ho tutto Watson a casa. Va bene, vai. Anche il frigorifero, no. Il frigorifero. Con il dispenser. Ah, il frigorifero. Fa il ghiaccio, no, tutte queste. Va bene. Marca pura Watson. Sì. Ottima marca, ecco. Un po' vecchiotta. Come funziona, Salvatore? E come gli altri, basta comporre il numero altri. E parlare. A voce alta devo parlare. Come le pare? Come le pare? Adesso lo prova. C'è linea? Sì. Pronto? Guardi, è inutile che parlano perché non c'è il filo. Ho capito, faccia come gli pare, che mi frega a me se lei non era raggiungibile. Si usano nel cellulare. Ma fatta piano. Pronto? Buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno dalla Bretagna, Max Tortora. Buongiorno. Allora ti do una notizia, che a casa mia col satellite arrivi con 4 secondi di ritardo, quindi non posso manco guardare la televisione mentre parlo con te, perché mi arrivi sfalsato. Vabbè, questa è una notizia che sente, ne frega niente, però io non... Allora, lì, sì. Sai,
m'hai rovinato perché m'hai messo due miti, e tu sai quanto io voglio bene, sia a Panatta che a Abate. Sì. E tra l'altro io seguivo Tele Durruti dagli inizi, dagli esordi, ricordo una puntata bellissima su un gatto, chissà se lui te la ricorda. Te la ricordi? Sì, ma io vorrei dire una cosa, lasciamo stare parlare di me. Io credo di essere stato uno dei primi ad avere rilevato sull'Unità al tempo lo straordinario talento di Max Tortora e di avere comunicato al tuo autore, Stefano Disegni, la rivelazione di questo meraviglioso Alberto Sordi rincoglionito, insomma. Sì, siamo noi che ti ringraziamo. Ma vedi, Abate, lei dice rincoglionito, ma... è un segno di vecchiaia, di accidiana, ma non è rincoglionito, è un'altra cosa. Comunque lei siamo... è molto simpatico, e poi Panatena io lo seguono da tanti anni, perché a Panatta la famosa cena che mi hai promesso non si è fatta mai, eh? Beh, ma tu sei un merda, sei troppo famoso. Pavido, perché come lei sa, Tortora, come dite voi a Roma, Panatta è sola. Ah, come sono sola? Io ho cucinato... Siete tre conigli! Pavido! Ma come sta Paolo Stoppa, Tortora? Ma io spero che vada a lavorare presto, perché mi avete rovinato. Tutte le mattine a casa, ma dove sta? Io vorrei aggiungere una cosa. Ma io posso chiedere una cosa a Max? Sì, certo. Sì. Se ci fa un secondo Cilentano che parla romano. A me, no, perché l'altro giorno io mi sono Cilentano svegliato, diciamo, avvilito da un chiodo in testa. Sì. Cioè, Cilentano che cerca di attaccare, siamo la coppia più bella del mondo. Ah, il video che abbiamo fatto vedere. Io l'ho detto che... sette giorni a Portofino. Che cosa vuole fare? Vuole farci sentire Cilentano in romanesco oppure Cilentano che sulla stessa base fa canzoni diverse? Ma così all'impronta. Guarda, allora, quella che sulla stessa base fa canzoni diverse, ma ricordo più perché è passato qualche anno, era un pezzo che avevo fatto all'impronta e non ricordo più. Non però sembra... ti posso fare... il quello classico. Che vuole. Sì, allora tu sai che lui ha fatto tre film in romanesco, che era Muer più, Rugantino e l'altro, se non sbaglio, era Serafino, che poi non era romanesco, ma era una specie di laziale, come si insomma. Ovindoli. Sì, bravo, ecco, ha detto bene. E faceva questa cosa meravigliosa, insomma, faceva, raga, andiamo a divertire, mangiamo un po' di formaggio, chiamiamo a parte mignotte e ci divertiamo, dai! Che ci voleva un coraggio, ragazzi. Allora, aspetti un attimo, Tortora, perché di lei noi facciamo sempre vedere i pezzi più pregiati, sono tutti pregiati, ma ce ne sono alcuni che vengono ritrasmessi con più frequenza e altri che secondo me sono quasi misconosciuti, quando invece hanno la stessa dignità degli altri. Guardiamo insieme questo Max Tortora che di solito non viene mai trasmesso, guardate. Perché? Attenda. Vediamo. Poi, allora, iniziamo immediatamente, sì. La nostra concorrente contro il centro del muro, eccoli qua. Grazie. Tre possibilità, tre opzioni per Elena. Prima domanda. Cosa significa la parola sanscrita yoga? A. Corpo. B. Unione. C. Anima. Ma guardi, signora Amadeus, io credo che la parola yoga significa, per me forse significa anima. Sì, perché quando uno fa yoga, credo che lo fa forse con l'anima. Sì. Come devo dire, forse quindi... spiritualmente, sì, anche se sì, devo dire che lo yoga si fa con il corpo, non so, con la respirazione, per me forse significa anima, ma comunque ci vuole sempre un maestro che ti aiuta, perché... Scusate, si è addormentato. Ma non tu le co. Ma perché? Ma lo lei deve rispondere su. Vabbè, ma da Jerry Sordi non signora, vuole. Signora, la prego. Lei ha tre opportunità, 10.000 euro e quattro cantanti. Ma che sta? Torna a fare qua la radio! Ci sono cantanti, torna qua. A fare la radio! Così non ci si vede!
Se la ricordava, sì, Tortora? Sì, 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 e tra l'altro quello fu un giorno infausto perché il trucco non riuscì, perché la parrucca non era arrivata, arrivava da Roma, io stavo a Napoli, insomma è stato un giorno difficile quello lì. Però comunque era il primo tentativo, diciamo, fuori dall'eredità di Amadeus, che non c'aveva più l'arrapamento verso Giovanna e che tentava un nuovo regolamento, ma non si ricordava come funzionava il gioco. Quindi questo... L'arrapamento verso Giovanna? Io dico, uè, Piroso, mangiamo un pezzo di formaggio di prima mattina con goccetto di vino e stiamo a posto, no? Vieni a trovare. Ci venga a trovare, Tortora. Quando lei la mattina non c'ha di meglio da fare, noi siamo quasi sempre qui. Ma io lì c'ho due miti, capito? Tre, perché Piroso è il numero uno, però. Piroso, mica esageriamo. Ma avete rovinato, perché io la mattina c'avevo un sacco di cose da fare, dovevo andare a fare le... Vabbè, comprare le puntarelle, che doveva fare? Beh, io un po' di spesa la devo fare pure io, devo qualcosa da fare, ce l'ho. Però insomma, mo finché non finite, mo poi ti spostano, mi sa, vero? Credo di sì, dal 4 aprile credo di sì. Vabbè, io sposto la sveglia, poi c'ho... Vede, Pirose, no? Grazie. Io la mattina... Grazie, Tortora! Alicia De Longhi che fa il caffè, ci vediamo presto! Grazie, Tortora, grazie! Strepitoso. Beh, però devo anche saldare un debito con un'altra coppia di amici, se voi mi consentite, Lillo e Greg, che saluto soprattutto Lillo, che ho visto molto di recente, e c'è una loro performance che può sembrare sofisticata, e in qualche modo lo è, il che denota la loro intelligenza, ma è molto esilarante, ed è un video... su una loro esibizione al Parco Auditorium, Parco della Musica, qui. Greg Anatomy. Greg Anatomy. Vabbè, lo farò vedere l'altro che voglio vedere, che è un provino fatto in teatro, in pubblico. Vabbè, invece abbiamo Greg Anatomy. Vediamo Greg. Guardi, Abate. È molto carino, molto carino. Molto carino? Va bene. Non capisco la parola, comunque. Invece di Grey Anatomy. Bravo. Greg Anatomy. Visto. Ma che fai? Ma come operi? Perché? Ma con il 4 tagli. Il bisturi 4, perché? Ma col 5 si fa questo intervento. Ma è uguale, 4, 5. Ma che è uguale? Col 5 l'ho fatto. Sempre la mesono, dai, col 5. Ma vogliamo essere professionali o no? Come siamo cavillosi. Ma no, questo è ontologia. È un taglio. Ho capito, ma se... Io sono serio. Dottore, l'intervento non è riuscito, io mi sento... Peggio di prima, più brutto di prima. Ma cosa dice? No. Sta benissimo. Sì. Dottore, mi guardi. Ma l'impressione, ma stai tranquillo. Mi guardi. L'operazione di uscita. No. Dottore, mi guardi. L'abbiamo già vista, abbiamo operato noi. Mi guardi. Dottore. Signor Di Mauro, vuole uscire? È andata benissimo, è bellissimo. Vuole uscire, per cortesia. Non vedo. Ma non devi vedere, sto parlando io! Mi stai sopra, mi stai? Fai questo. Ecco. Che hai fatto? Hai tagliato te! Ma un pezzetto! Falla te, guarda, falla te. Guarda che è bello così. Ed è quindi per questa ragione che non le resta che firmare la liberatoria. La liberatoria per l'intervento. Ecco, questa è la penna, prego. Senta, sì. Cosa sono queste piccolissime clausole? Non riesco neanche a leggerle. Perché è molto piccolo. No, sì. Ma niente. No, rovete sulla responsabilità nostra, personale, delle conseguenze dell'intervento. Ma è roba per pessimisti, sì. No? Filmi pure, non... Filmi. No, leggerle, però. No, vabbè, le legga. Quelle che vedo lì, ecco. Non riesco, scusi. No, le tengo io, le legga. Scusi, le metto la luce, perché sennò così le legge meglio, ecco. No, scusi. Così legge meglio. Scusi. È senza luce. Ma vista questa cosa? No. È lui quando era bambino. Sì. Ecco, prego. Ah, scusi. Scusi, per favore. Vuole un po' di caffè? Si è versato. Mannaggia, aspetta. Un disastro. E puliamo con questi. Puliamo con qui. Ecco. Ecco. No, ma vorrei vedere. Filmi pure. Si vede qua devo. Sì, aspetti che. Ecco qua. Non vedo nulla, non Ah no, allora lei ha anche problemi agli occhi, signora. Sì. Le cataratte, forse, veramente. Se mai interveniamo anche su quelle. Sì.
Eh no, signora, eh? Non si può disdire un intervento 48 ore prima, non si può. Ma noi abbiamo prenotato la sala, abbiamo spostato altri interventi. Ma per favore, su. Guardi, faccia come vuole, guardi. Sì, arrivederci, arrivederci. Chi è? Alla De Dominicis. Ha disdetto? Ha disdetto, sì. Ti rendi conto, ha disdetto l'intervento. Che cafona, la gente è cafona. Ma questo succede perché non chiediamo la caparra. Infatti, dobbiamo chiedere la caparra. Metà, dobbiamo chiedere metà del costo. Sì, sì. Vai, calma, calma. Sto calmo. Sto calmo, 20.000 euro abbiamo perso. Ecco, come sto calmo, adesso sto calmo. Atroce, però molto efficace. Sono dei buti, ma hanno un... Oddio, mo ricomincia questa cosa. Posseduto, però diciamo che... È posseduto dall'avvocato Agnelli. Sì. È anche vero che molte di queste storie... Io non sono posseduto, io posseggo. Questo mi rendo conto, insomma, c'è un sacco di sordi. Alberto? Sordi, hai detto sordi. Alberto Sordi, sì, come no. Alberto Rostro. Come si dice sordi? Vogliamo uscire da questo engagement? Io però voglio dire una cosa. Sì? Hanno lamentato per il carcio che lei ha dato alla sagoma di Adriano Nostro. Ha detto un gesto violento non bello. Avrebbero preferito questi inferiori che io la pedata gli adessi. Adesso non ricordo esattamente la persona. Fra le persone che hanno molto apprezzato questa nostra ripugnante trasmissione e c'è Francesco Pannofino, grande protagonista di Boris. Però qualcuno, non ricordo chi, ha detto non è un bel gesto, lo dica a... Dare il calcio al cartonato non è un bel gesto. Dare il calcio all'inferiore direttamente è meglio? Sì, però è pericoloso. Perché l'inferiore... Bene, vogliamo fare un po' di argent de poche con la pubblicité? Avec la? La pubblicité. La pub, come dicono. Abbiamo un filmato in cui abbiamo ripreso a loro insaputa Adriano Panatta e Fulvio Abbate. Ha ottenuto il meglio, il boccone del prete, come si conviene, per la coda della trasmissione per augurarvi buon weekend. Bene, vediamolo subito, grazie. Ma dai. La poltrona è scomodissima. Dunque, Antonio Ricci, meglio le veline delle giornaliste, hanno presentato la nuova serie di Striscia la Notizia, perché c'è un cambio di conduzione, tornano alla guida del TG satirico Ficarra e Picone. In questa occasione Antonio Ricci ha detto: alle mie figlie dico sempre fate le veline ma non le giornaliste, le veline so perfettamente come vivono, come vengono trattate. Da molte mie amiche giornaliste invece ho sentito racconti di stalking, di mobbing, quindi di avanza nelle redazioni da parte dei direttori e dei loro vice. Siccome sono stato per qualche anno direttore, aderisco a questa campagna di Striscia, anzi la promuovo, lo dico ad Antonio Ricci. Invitiamo tutti, direttore e vice, a dire, se ad autodenunciarsi se l'hanno fatto, oppure facciamo una grande campagna moralizzatrice, così vediamo. Anche sui compensi, io sarei per la pubblicazione, per la pubblicità di tutti i compensi, di tutti i direttori, vice direttori e conduttori, nessuno escluso, video e carta stampata, perché sennò si parla sempre dei soliti, dicendo quello guadagna 3.000, Ferrara 3.000 euro, benissimo, 3.000 euro appunto, 1,5 milioni in 3 anni per fare 7 minuti dopo il TG. Bene, parliamo di lui, ma poi parliamo di Fazio, di Dandini, di Piroso, di tutti. Voglio vedere quanti aderiscono, per curiosità. No, no. E comunque, fermo, alla conferenza stampa
Striscia scopre il velino di De Benedetti. Ricci risponde agli attacchi del gruppo L'Espresso e crea un fotoromanzo con Re Carlo e Suddito Catalena. In realtà erano foto già pubblicate da settimanali, credo Novella 2000 o chi, in cui si vedeva Lerner ospite a casa di Carlo De Benedetti. Cosa ci sia di male? Lo lascio alla ricostruzione di Antonio Ricci, che ha fatto tutta una ricostruzione. Niente di male. Ma che vuole Ricci? Io ho ricevuto Ricci vuole replicare al fatto che dicono che lui ha inventato il fenomeno del velinismo, e lui sostiene, secondo me non ha torto, che anche i giornali, e ne so qualcosa perché sono nel mestiere dal 1984, i giornali, quando hanno dovuto far alzare le tirature delle proprie vendite, parlo dei settimanali, anche quelli storici, Panorama, L'Espresso, sono cresciuto alla scuola di Claudio Rinaldi, metteva un bel paio di seni, di tette, o di fondo schiena in copertina, con il perizoma che era un filo interdentale. Che sembra poco? No, mi sembrava tanto, ma nessuno ha mai trovato nulla da ridire. Quindi non facciamo sull'uso del corpo delle donne puntate, che se ne può fare. Ma... anche la pubblicità. Sì, siamo in chiusura, c'è sfumano. La cosa singolare è che Ricci, che fa benissimo il suo lavoro, talvolta pretende di coprire anche una fascia, diciamo, di sinistra che potrebbe lasciare ad altri. Questa è l'obiezione che alcuni gli fanno. Non puoi pretendere di fare pure il comunista. La ringrazio. Ringrazio anche Marco Castoro di Italia Oggi, che puntualmente da noi foraggiato scrive: Piroso, il nuovo arbore, la trasmissione del mattino di Antonello Piroso e Piroso in onda sulla 7 con la partecipazione fissa dei simpaticissimi Adriano Panatta e Fulvio Bevate, sta diventando una specie di alto gradimento di Renzo Arbore. Quello che non poteva sapere Marco Castoro è che Arbore, che ci ha incontrato di recente insieme a Jerry Boncompagni, ci ha detto esattamente la stessa cosa. Vabbè, detto questo, ce la cantiamo, ce la suoniamo. Buon weekend a tutti, ci vediamo lunedì o martedì sera, 29 alle 21:10, con Niente di Personale. Arrivederci.